Che purtroppo la Campania ha un bacino ampio riguardo anche i casi di obesità infantile, quindi c'è ancora di più necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti quegli atteggiamenti di prevenzione che riguardano anche i disturbi del comportamento alimentare. Il post-pandemia ha fatto registrare un'impennata del 30-40% di bambini vittime di disturbi alimentari. L'obesità colpisce in una fascia di età sempre più bassa, sintomi di disturbi dovuti all'alimentazione accusati anche a 7 anni. Dati allarmanti, quelli diffusi dagli esperti nel corso dell'incontro promosso dall'EO Club all'ex carcere borbonico di Avellino. Se ci rendiamo conto, insomma, che è un problema che rappresenta la seconda causa di morte tra gli adolescenti, seconda soltanto agli incidenti stradali, con all'incirca 10 decessi al giorno. Presenti all'evento gli alunni dell'Istituto Comprensivo Perna Alighieri, fondamentale il ruolo della scuola e delle famiglie nella lotta a un fenomeno molto subdolo che colpisce i bambini anche in tenera età, sottolinea la dirigente scolastica Maria Carbone. La scuola, il perdadante, ritiene essenziale invitare i ragazzi a riflettere su quanto poco neutri siano i social e su quanto poco neutre siano le tante sollecitazioni che oggi spingono ad acquisire modelli, stili di vita, comportamenti che sono in realtà forieri solo di profondi e grandi danni. Lo psicoterapeuta e psichiatra Sabatino Manzo, nonostante progetti e fondi, annunci attese di oltre 20 anni, in Irpinia le strutture e i presidi per gestire i casi di anoressia sono ancora un miraggio. Ma la cosa che più fa specie è che noi abbiamo avuto dalla Regione Campania assegnato un finanziamento di 1.300.000 euro dove si può ristrutturare la struttura e non sono stati fatti lavori da 7 anni. In più la Regione Campania ha dato negli ultimi mesi una quota importante per assumere il personale, quindi non sono stati spesi neanche quella fondo. Dove i centimetri angosciano, questo è il titolo dell'evento promosso dall'EO Club. Noi come l'EO Club Irpini abbiamo deciso di organizzare questo convegno nell'ambito di un tema di sensibilizzazione nazionale promosso dal nostro multidistretto 108 Italy.